Immaginate un mondo in cui l'umanità non solo ha acquisito la capacità di viaggiare e popolare lo spazio, ma è in grado di fare ben oltre. L'umanità può ora controllare e spostarsi tra più universi. Benvenuti in una delle civiltà più avanzate mai concepite. Una civiltà di tipo 5. Che cos'è una civiltà di tipo 5? Cosa significherebbe per gli esseri umani? E come possiamo arrivarci? Ecco cosa succederebbe se l'umanità fosse di tipo 5. Prima di arrivare alla nostra epica civiltà di tipo 5, però, dobbiamo partire dal tipo 0. Purtroppo è proprio qui che ci troviamo adesso. Una civiltà di tipo 0 è una civiltà che dipende ancora, per esempio, dai combustibili fossili e che sta ancora affrontando problemi come il cambiamento climatico. Abbiamo mandato persone sulla Luna e rover su Marte, ma siamo lontani dai viaggi interstellari. E nonostante i numerosi progressi tecnologici, siamo ancora vulnerabili a disastri naturali e pandemie. Quindi, sebbene la Terra sia molto avanzata sotto molti punti di vista, abbiamo ancora molta strada da fare prima di raggiungere una civiltà di tipo 1, 2 o 5. Ma come possiamo arrivarci? Prima di arrivarci, tuttavia, che cosa sono queste civiltà? E chi le ha ideate? È nota come scala di Kardashev. Sviluppata da Nikolai Kardashev nel 1964, questa scala classifica una civiltà in base alle sue capacità tecnologiche e al suo consumo energetico. In origine, la scala riguardava solo le civiltà di tipo 1, 2 e 3. Ma da allora è stata ampliata per includere anche quelle di tipo 4 e 5. Ora, mentre le civiltà di tipo 4 o 5 sono per lo più speculative e teoriche, le civiltà da 1 a 3 potrebbero verificarsi in futuro. Dunque, come potremmo noi umani diventare una civiltà di tipo 5? Beh, innanzitutto dobbiamo arrivare a una civiltà di tipo 1. Non è possibile che una civiltà salti da 0 direttamente a 5. Dunque, iniziamo. Civiltà di tipo 1. Una civiltà di tipo 1 sarebbe un enorme miglioramento rispetto alla situazione attuale sulla Terra. Se fossimo di tipo 1, potremmo sfruttare tutta l'energia disponibile sul pianeta. Immaginate di poter sfruttare la potenza degli oceani e del sole. Eventi come uragani e terremoti diventerebbero piccoli inconvenienti e tutta la nostra energia sarebbe rinnovabile. Per arrivare a questo punto, la cosa principale su cui dovremmo concentrarci sarebbe la transizione energetica. Il passaggio da fonti energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili sarebbe la priorità principale e dovrebbe essere fatto su scala globale. Pensate a interi deserti pieni di pannelli solari, turbine eoliche fino alle nubi e impianti di conversione dell'energia termica negli oceani. Anche altri progressi scientifici sarebbero essenziali. Cose come l'informatica quantistica e l'IA avanzata sarebbero parti fondamentali per aiutarci a passare a questa nuova civiltà. Ma non si tratta solo di tecnologia. Avremo anche bisogno di una sorta di amministrazione globale che ci aiuti a unificare il mondo per affrontare insieme queste enormi sfide. Gli esperti ritengono che ciò potrebbe accadere nel prossimo secolo, o due. Ma non abbiamo tempo di aspettare così a lungo, quindi andiamo avanti e passiamo al prossimo tipo di civiltà. Ne abbiamo altre 4. Civiltà di tipo 2. Si tratterebbe di un salto enorme su tutti i fronti dell'energia e del progresso tecnologico. Essere una civiltà di tipo 2 significherebbe essere in grado di costruire megastrutture estreme, come questa sfera di Dyson. Questo ci permetterebbe di sfruttare l'energia del sole e, di conseguenza, la nostra capacità energetica sarebbe virtualmente illimitata. Potremmo innovare la nostra tecnologia fino a raggiungere livelli tecnologici incredibili. Invece di essere legati al pianeta Terra, potremmo viaggiare verso nuovi pianeti e iniziare a colonizzarli. Marte, Venere e altri pianeti del nostro sistema solare diventerebbero le nostre nuove case. E nel complesso, il sistema solare diventerebbe come un paradiso. Se gli esseri umani avessero un potere così grande, supereremmo problemi come la carenza di cibo, la guerra e la disuguaglianza.
un governo galattico unificato si estenderebbe a tutto il nostro sistema stellare. Ma ci vorrebbe tanto duro lavoro. Diventare una civiltà di tipo 2 richiederebbe l'intero sforzo dell'umanità e richiederebbe più generazioni. Civiltà di tipo 3. Pensate che imbrigliare il potere della nostra Terra e del Sole sia epico? Che ne dite di un'intera galassia? Ecco cosa ci si può aspettare quando si passa a una civiltà di tipo 3. Cose come buchi neri, miliardi di stelle e altri corpi celesti saranno a disposizione dell'umanità per essere sfruttati e utilizzati. Questo potrebbe permettere di viaggiare nei wormhole. Potremmo viaggiare istantaneamente in punti lontani della galassia. E se questo non bastasse, avremmo anche la possibilità di terraformare diversi pianeti a nostro piacimento. Potreste per esempio sciare su Venere. Civiltà di tipo 4. Bene, ora le cose si fanno davvero folli. Una civiltà di tipo 4 sta iniziando a raggiungere un punto che va oltre la nostra attuale comprensione dell'universo e della fisica. Quindi, naturalmente, questa versione potenziata dell'umanità presenta alcuni aspetti bizzarri. Essere in grado di terraformare i pianeti e controllare i corpi celesti è ormai una cosa obsoleta. Ora invece possiamo rimodellare, distruggere o creare interi mondi. Avremmo un potere illimitato, avendo il controllo sulle risorse dell'intero universo. Cose come l'intelligenza artificiale sarebbero ormai così avanzate da diventare parte della struttura dell'universo. Saremmo in grado di controllare ogni aspetto di praticamente qualsiasi cosa. Potremmo manipolare il tempo e creare diverse linee temporali. Creare nuove forme di vita e diversi tipi di materia. Inoltre, in una civiltà di tipo 4, saremmo in grado di trascendere le limitazioni biologiche e di raggiungere una forma di immortalità. Piuttosto folle, vero? Beh, non abbiamo ancora finito. Civiltà di tipo 5. Simile a una civiltà di tipo 4, una civiltà di tipo 5 dovrebbe affrontare problemi e ostacoli che non possiamo nemmeno comprendere. Ma ciò che sappiamo è che questa civiltà sarebbe in grado di fare praticamente tutto. Le persone, o qualsiasi cosa si sia evoluta a questo punto, diventerebbero essenzialmente degli dei. Potrebbero creare istantaneamente nuovi universi con condizioni specifiche da utilizzare per sperimentare nuove forme di vita. Potrebbero effettivamente creare le proprie simulazioni, ancora più complesse del mondo in cui viviamo oggi. La differenza fondamentale è che una civiltà di tipo 5 avrebbe accesso e controllo su più universi. Invece di essere limitati a un solo, misero universo, diventeremmo una civiltà del multiverso. Ciò significa che tutto ciò che potevamo fare in un universo, il nostro controllo dell'energia e il nostro accesso alle risorse, sarebbe ora possibile nell'intero multiverso. Ora, quello che succede dopo è quasi incomprensibile. Una civiltà di tipo 6 o 7 potrebbe significare che l'umanità si fonde con il tessuto stesso della realtà. Potremmo andare oltre la nostra realtà fisica. E chissà cosa succederebbe dopo. Ma senza dubbio sarebbe piuttosto folle. Immaginate un mondo in cui non siete degli umani. Potete facilmente creare altri universi e controllare il tempo. Questa potrebbe essere la realtà di una civiltà incredibilmente avanzata, e intendo incredibilmente avanzata. Abbiamo parlato di cosa succederebbe se l'umanità raggiungesse le civiltà di tipo 1 fino al tipo 5, ma se facessimo un passo oltre? Se diventassimo una civiltà di tipo 6 o 7? Come sarebbe la vita in quel caso? È possibile una civiltà di tipo 7? Che aspetto avrebbero gli esseri umani? E perché una cosa del genere potrebbe essere una pessima idea? Questo è cosa succederebbe se, ed ecco cosa succederebbe se l'umanità diventasse una civiltà di tipo 7. Prima di iniziare, ricapitoliamo brevemente i tipi di civiltà di cui abbiamo parlato finora.
civiltà di tipo 1. Qui l'umanità ottiene il controllo della Terra ed è in grado di accedere a tutta l'energia del pianeta. Civiltà di tipo 2. Qui sfruttiamo la potenza del Sole e iniziamo a popolare altri pianeti come Marte e Venere. Civiltà di tipo 3. Ora, l'umanità controlla l'intera galassia, compreso il potere dei buchi neri, delle stelle multiple e di tutti gli altri corpi celesti. Queste civiltà sono state concepite da Nikolai Kardashev, che ha creato la scala di Kardashev. Si tratta di una scala ipotetica che misura la capacità di una civiltà di sfruttare la potenza tecnologica. Le civiltà da 1 a 3 sono state sviluppate dallo stesso Kardashev, ma l'elenco si è poi ampliato in modo più speculativo, fino a raggiungere il tipo 10. Ecco velocemente alcune caratteristiche. Civiltà di tipo 4. L'umanità acquisisce la capacità di popolare e controllare l'intero universo. Civiltà di tipo 5. Ora l'umanità controlla più universi. Siamo diventati i padroni del multiverso. Questo per quanto riguarda i tipi da 1 a 5, ma quello che succede dopo è pazzesco. Va detto che questo va oltre la scala di Kardashev, rendendo queste prossime civiltà puramente speculative. Inoltre, stanno diventando così avanzate che gli scienziati affermano che queste civiltà sono difficili da comprendere. Avremo a che fare con problemi che ancora non conosciamo. Ma beh, perché non provarci, quindi allacciamo le cinture. Le cose si faranno strane. Civiltà di tipo 6. Una civiltà di tipo 6 vedrà alcuni miglioramenti significativi rispetto alla civiltà di tipo 5. Invece di controllare parti di più universi, ora possiamo controllare tutto. Possiamo creare o distruggere istantaneamente qualsiasi universo. Non solo, ma il tempo diventerà un nuovo giocattolo con cui giocare. Ora possiamo manipolarlo come vogliamo. Sentitevi liberi di creare più linee temporali. Forse ne creerò una in cui sono il presidente, o in cui ho i capelli, o forse una in cui sono muscoloso. E con tutti questi multiversi, l'umanità non sarebbe l'unica civiltà. Ormai è molto probabile che abbiamo scoperto o addirittura creato alcune civiltà di specie nuove in diversi universi. Civiltà che vanno dal tipo 0 al tipo 5. E naturalmente, con noi in cima alla catena alimentare, l'umanità sarebbe il capo di queste civiltà. Oppure potremmo considerarle come civiltà inferiori alla nostra. Forse ci limiteremo a osservarle come facciamo con i formicai o gli animali dello zoo. E come sareste voi in una civiltà di tipo 6? Beh, sicuramente non come lo siete ora. O forse sì, se lo volessimo. Lasciate che vi mostri alcuni esempi. Avreste il potere di controllare la realtà e la materia. Quindi, se voleste, potreste avere l'aspetto che avete adesso. Oppure essere più muscoloso. C'è anche la possibilità di non essere più esseri biologici. Con il progredire di queste civiltà, la tecnologia e l'intelligenza artificiale sono diventate sempre più avanzate. Potremmo esserci fusi con l'intelligenza artificiale, diventando ibridi, metà robot, metà umani. Magari avremmo questo aspetto. E se siete più creativi, chissà come potreste essere? Potreste essere un alieno, un gigante, oppure scegliere una strada più efficiente e diventare una palla di energia, che si sposta tra i vari universi con facilità. Se pensate che una civiltà di tipo 6 sia pazzesca, aspettate di vedere la prossima. Civiltà di tipo 7. Man mano che si procede con queste civiltà, le cose diventano sempre più assurde, strane ed eteree. Ora siamo ufficialmente al punto in cui la civiltà va quasi oltre la comprensione umana. Avremmo la capacità di creare, alterare e distruggere altri universi, controllando tutto. Una delle differenze principali tra una civiltà di tipo 6 e 7 sarebbe la nostra capacità di controllare l'omniverso. Anche in questo caso si tratta di speculazioni, ma l'omniverso è ancora più grande del multiverso.
contiene una quantità infinita di universi, sia reali che fittizi. Mostra ogni linea temporale immaginabile e contiene realtà che non possiamo nemmeno comprendere. Eppure, gli esseri umani, o come ci chiameremo a questo punto, sarebbero in grado di trascendere qualsiasi forma di realtà fisica o metafisica. Le nostre nuove forme sono inimmaginabili, almeno con le nostre conoscenze attuali. Non dovremo più preoccuparci di morire o di soffrire. Gli esseri umani potrebbero quindi esistere in uno stato di costante beatitudine, illuminazione ed euforia. Potremmo essere in grado di esistere simultaneamente in più realtà e linee temporali, in grado di vedere tutto nel passato, nel presente e nel futuro. Con tutti questi incredibili poteri, la domanda che sorge spontanea è: l'umanità vorrebbe mai arrivare a questo punto? Saremmo mai considerati umani? Voglio dire, la società è progredita così tanto che non stiamo nemmeno vivendo le cose che ci rendono ciò che siamo. Invece di uscire con gli amici e seguire le nostre passioni, siamo ormai esseri invincibili che hanno trasceso le nostre attuali deboli esigenze e idee umane. Costruiamo nuove realtà e giochiamo a fare Dio. In questo periodo avremo anche molte sfide esistenziali. Con l'umanità così potente e che controlla tutto, cosa dovremmo fare? Abbiamo già conquistato la Terra, l'universo e ora l'omniverso. Come progredirà l'umanità? Cos'altro dovremmo realizzare? Non avremmo nessuna difficoltà o sfida negli aspetti essenziali della nostra vita umana. Quindi, per quanto queste cose sembrino eccitanti, ne varrebbe la pena. Non è un segreto che gli esseri umani siano la specie dominante sulla Terra. In assenza di prove della presenza di vita in altri luoghi dell'universo, possiamo probabilmente considerarci la specie dominante anche nello spazio. Ma se milioni di anni fa fossero esistiti altri come noi? Come facciamo ad essere sicuri di essere la prima civiltà avanzata a chiamare casa il pianeta Terra? Se ci fossero stati altri prima di noi, che tipo di tracce ci avrebbero lasciato? Questo è cosa succederebbe se una civiltà avanzata fosse già esistita sulla Terra. Sappiamo che sulla Terra la vita esiste da 400 milioni di anni. Ma come possiamo tornare così indietro nel tempo? Le rovine e i manufatti antichi ci riportano indietro solo di qualche migliaio di anni, i reperti geologici solo di circa 2 milioni. Quindi, se non possiamo fare affidamento su prove dirette, dove altro potremmo trovare tracce di una civiltà potenzialmente estinta? Cosa possiamo apprendere per evitare di avere la loro stessa sorte? Ecco alcuni numeri da capogiro. L'universo ha circa 13,8 miliardi di anni, la Terra ha 4,5 miliardi di anni. E l'uomo ha sviluppato la sua civiltà industriale solo negli ultimi 300 anni. Tenendo presente tutto ciò, sembra che ci siano state ampie probabilità che un'altra civiltà avanzata emergesse, fiorisse e morisse prima della nostra comparsa. Ma trovare qualsiasi prova di una specie civilizzata del passato sembra essere più difficile che trovare la civiltà stessa. I manufatti fisici sarebbero la prova più concreta di una vita intelligente passata, ma è molto improbabile riuscire a trovarne qualcuno. Col tempo anche gli edifici più alti si sgretolano e i materiali più resistenti si disintegrano. Le nostre città coprono meno dell'1% della superficie terrestre, quindi qualsiasi centro urbano paragonabile, appartenente a civiltà passate, sarebbe destinato a scomparire agli occhi dei paleontologi. Anche se sapessimo dove cercare, è improbabile che questi manufatti sopravvivano per più di qualche milione di anni. Certo, c'è sempre la fossilizzazione, ma fornisce solo una testimonianza limitata del passato. A causa di variabili come il periodo e il luogo, una civiltà industriale durata 100.000 anni, cioè 333 volte più a lungo della nostra finora, potrebbe non lasciare alcuna traccia fossile. Quindi sarebbe meglio cercare delle prove indirette. Il modo migliore per trovarle sarebbe quello di osservare le tracce che la nostra civiltà lascerebbe dietro di sé qualora crollasse al suo stato attuale.
un luogo dove stiamo lasciando una chiara traccia è il sedimento sul fondo dei nostri corsi d'acqua. Basta dare un'occhiata per notare immediatamente gli strani equilibri chimici derivanti da un'influenza esterna. Per esempio, i fertilizzanti azotati che usiamo per coltivare il cibo si riversano nei nostri corsi d'acqua e producono zone morte a basso contenuto di ossigeno, visibili negli strati sedimentari. In aggiunta, lasceremo molecole sintetiche persistenti a causa delle ricadute radioattive, degli steroidi e di tutta la plastica che gettiamo nell'oceano. Non c'è dubbio che le specie future avranno un'ottima impressione di noi. Nel caso in cui non fossimo già abbastanza imbarazzanti, le nostre tecnologie stanno modificando rapidamente l'ambiente, provocando estinzioni diffuse che sarebbero ben visibili nei reperti fossili. Ironia della sorte, forse l'indicatore più promettente di una civiltà avanzata potrebbe essere proprio uno degli elementi che ne ha causato la sua rovina. Quando bruciamo combustibili fossili, rilasciamo carbonio nell'aria. I combustibili fossili derivano in ultima analisi da piante e animali in decomposizione che contengono una varietà di carbonio con una massa atomica diversa dalla maggior parte del carbonio presente nell'atmosfera. Quando questo tipo di carbonio viene rilasciato, cambia la composizione molecolare dell'atmosfera e lascia un chiaro segnale per i futuri scienziati. In uno studio del 2018, gli scienziati hanno ipotizzato che le civiltà potrebbero addirittura avere cicli di vita generati da combustibili fossili. Quando l'uso di questi porta a cambiamenti climatici, i livelli di ossigeno diminuiscono nell'oceano e contribuiscono a creare un terreno fertile per nuovi combustibili come il petrolio e il carbone. In questo modo, una civiltà e la sua scomparsa potrebbe gettare il seme per nuove civiltà future. Forse non troveremo mai alcuna prova della presenza di vicini intelligenti nel passato, ma possiamo imparare molto su noi stessi. Analizzare la nostra impronta ecologica a lungo termine può avere benefici pratici. Ci aiuta a capire dove possiamo migliorare, a raggiungere un equilibrio con il nostro pianeta, per non diventare la civiltà dimenticata di domani. Sebbene sembri improbabile che ci sia stata vita intelligente prima di noi, ciò non significa che non sia esistita. Per quanto ne sappiamo, potrebbero essere stati così avanzati per ripulire i loro stessi pasticci. L'unico modo per verificare se qualcuno è stato qui prima di noi potrebbe essere quello di mettere in funzione una macchina del tempo e andare a vedere con i propri occhi. Non credi che viaggiare nel tempo sia possibile? Beh, ma questa è una storia per un altro... Cosa succederebbe se...